Edronchi, benvenuto al SAN. È appena terminato il suo intervento. Il SAN è uno dei saloni più importanti, di punto di riferimento del mondo del biologico e del naturale. I numeri parlano da soli, c'è un'intensificazione di questo interesse e in generale quando si parla di green economy, in questo caso tra opportunità e limiti, qual è il punto? Sì, anche il biologico si è sviluppato come la green economy partendo da problemi e da nuove opportunità. I problemi sono l'aumento dei problemi ambientali, dell'inquinamento, della preoccupazione per la qualità del cibo, della crisi climatica. Le opportunità sono che alcune esperienze hanno dato ottimi risultati non solo ambientali o sanitari come l'agricoltura biologica, ma anche produttivi e di investimenti e di possibilità di sviluppo. E quindi legando la soluzione dei problemi ambientali a queste nuove possibilità in chiave di green economy si possono veramente avere delle idee per affrontare anche la crisi italiana, non solo nel settore biologico e quindi in tutta la riqualificazione, il rilancio, l'ulteriore rafforzamento dell'agroalimentare italiano, ma anche in moltissimi altri settori che hanno potenzialità di sviluppo, dall'energia alla mobilità sostenibile, al riciclo dei rifiuti. La green economy come chiave che fa dell'alta qualità ambientale una chiave per una nuova fase di sviluppo. Quanto secondo lei un governo deve concentrare e investire nei temi ambientali? Insomma, la voce ambiente in un'amministrazione di uno Stato e di una nazione è la voce del verde, della green economy. Quanto ha bisogno di essere curata e tutelata? Di fronte a una crisi così lunga, così vasta, che dura da troppi anni, bisogna fare delle scelte. Le idee generiche o le vecchie idee ci mantengono fermi. Bisogna saper scegliere e la green economy è una chiave strategica che si adatta molto bene a riaprire un nuovo sviluppo italiano. Quindi dovrebbe essere la priorità. Non più l'ambiente come vincolo, ma come grande opportunità per riqualificare lo sviluppo, piani di rigenerazione urbana, piani di riqualificazione del territorio, cioè l'elevata qualità, un nuovo benessere che crea nuove opportunità di occupazione e di investimenti. Expo 2015, il tema è nutrire il pianeta, un'opportunità per il nostro territorio, per la nostra nazione? Certamente sì, se anche qui si intraprende questo discorso con la chiave giusta, le risorse ambientali scarse, le risorse alimentari con la popolazione crescente, con la crisi climatica pure, bisogna proporre un'idea di benessere, di qualità della vita che è legata a un'agricoltura di qualità, non più a modelli di consumismo e di spreco, ma ripeto, a una chiave ecologica di green economy. Thank you.